Buonasera e benvenuti al TG Nord. Apriamo questa edizione parlando di ambiente, un tema di cui si è discusso nei giorni scorsi in un vertice in Regione Lombardia. Oggi la Giunta ha approvato il PRIA, il piano regionale che contiene gli interventi per ridurre le emissioni inquinanti e che prevede investimenti pari a 2 miliardi di euro da qui al 2020, un contributo che la Lombardia dà alle altre regioni e al governo per realizzare un piano macro regionale appunto su questo tema che riguarda la qualità dell'aria, ha detto il governatore Maroni nel corso della conferenza stampa proprio dopo la giunta. Sentiamolo. Concentrarmi su questa, che è una delibera importante che abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, in particolare nell'incontro con il ministro Orlando e con gli assessori delle altre regioni, cioè l'adozione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, PRIA, aria pulita in Lombardia. È la prima regione, la Lombardia, che lo assume, che lo adotta il nuovo piano ed è un contributo che noi diamo al progetto che è fondamentale di realizzazione di un piano macro regionale. È importante che le singole regioni adottino questi piani, ma non è sufficiente perché non possiamo impedire all'aria delle altre regioni di entrare in Lombardia. Stiamo lavorando in questa direzione, come sapete l'altro giorno abbiamo avuto l'incontro, come ho detto, con il ministro Orlando. Questo è il contributo che la Lombardia dà alle altre regioni e al governo in attuazione delle normative europee, con misure anche coraggiose e tempestive, ma è il contributo, il progetto è la definizione di un piano macro regionale degli interventi per la qualità dell'aria. A questo lavoriamo e il prossimo appuntamento sarà fra un mese qui in Regione Lombardia, concordato col governo e con le altre regioni, per definire un accordo di programma che realizzi questo progetto, piano macro regionale degli interventi per la qualità dell'aria. Contemporaneamente a questo abbiamo consentito oggi alla decisione, alla proposta di sviluppare un'azione nei confronti della Commissione europea di concerto con le altre regioni e col governo italiano perché definisca la specificità della Padana, della pianura padana, anche da questo punto di vista. Non chiediamo deroghe, non chiediamo riduzioni, chiediamo che sia riconosciuta la specificità e che per quest'area vengano studiate delle misure specifiche che non possono essere uguali a quelle di altre regioni europee che hanno situazioni meteoclimatiche diverse. Questo per tutelare la salute, che è il nostro primo e principale obiettivo, ma anche quello di fare misure che siano compatibili con il sistema socio-economico che c'è.